posso me parle per, io le domando se aspetta a me, e mi risponde se io può sapere, ma non c'è sto a nessuno. No, che le ha lacche Maria Antonia? Non posso, tengo chiuso 30 chiamate. Fatto buono, voglio uno. Quando in ottobre la repertorio delle più celebri canzoni napoletane. Vi servo subito? No, ascoltatemi un momento, vi prego. La scelta ha una eccezionale importanza perché vorrei rappresentare degnamente l'arte della mia terra in una tournée che sto organizzando col mio complesso internazionale. Allora siete di Napoli, signore? Sì, emigrai molti anni fa, ma questo negozio non mi è nuovo perché da ragazzo io venivo a comprare le canzoni che costavano un soldo. Ah sì? Sì, sono sbarcato da poco. Devo riposarmi, e non è la prima volta, non avete mai fatto obiezioni. Ve lo dico adesso, non dovete più accettare. Va bene. Non ve la pigliate per voi, voi non c'entrate. È per mettere un freno. Il denaro fa crescere i vizi, e mio figlio vizi ne tiene già molti, troppi anni. Posso andare? Andate pure. Buonanotte. Sono 4 o 5 mesi, se mi intende, con vostro figlio. Sono il più vecchio della ditta e ho il dovere di avvertirvi. Avrei dovuto supporlo, ma mi sembrava tanto una brava figlia. Ah, oh, una santa, cavaliere, è una santa. È stato vostro figlio a metterla in croce. Canaglia, ne ha fatto un'altra. Allora qui Maria non ci sta più bene. Quanto mi dispiace. Giorgio è stato proprio fortunato ad avere una bella e buona mogliettina. Non esageriamo, papà. Parlo per esperienza. Papà. Non ti senti troppo solo? Non ti pare che manchi qualcosa? Purtroppo sì. Ma quella signora non era degna di restare neppure un'ora in questa casa. Io le volevo bene. Mi ero abituata alla sua compagnia. Alle volte era affettuosa e prendosa come mia madre. Certe cose tu non le puoi capire, figlia mia. Sbagliai risposandomi e questo non me lo perdonerò mai. Papà, non sei stato troppo severo. Alle volte nell'ira non si riflette. No. Cambiamo discorso. Mi fa male sentirne parlare. C'è chi nasce per essere felice e chi trova la felicità solo in quella degli altri. Io sono uno di quelli. Verrà presto. I nonni l'hanno trattenuto un pochino di più laggiù con loro. E se non tornasse come ha fatto il babbo? Oh, ci sono io, zia Letizia. Ti vogliamo tanto bene. Ma gli zii non sono la mamma. Hai sentito, Letizia? Non siamo niente. Dice bene il proverbio. Tra genere e nipoti. Genere e nipoti. Quello che le fai è tutto perduto. Di la preghiera. In nome del padre? No, voglio prima sentire una favola. Ah, come sarebbe? Vuoi far piangere la Madonnina? La Madonnina non piange, perché anche a lei piacciono le favole che raccontava Gesù. E che stenata nottata. Ho paura che neppure stasera si dorme insieme. Perché ci vuoi fare? Che viaggiava in un treno lungo, lungo. La mamma. E una bella bambina, piccola piccola, che non voleva dormire. Io? In quel treno lungo, 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 che filava. Ascolta. Quella bambina ha bisogno di te. Tu puoi.
Devi salvarla. Ne fai tante di grazie. Ma come? Con tanti mascalzoni sulla terra, proprio quell'innocente deve morire. Perdonami. Sono fuori di me. Se Corallina va in cielo, vuol dire che il paradiso ha bisogno di angeli. Margherita è una brava ragazza, un po' scapestrata ma brava. Ah sì, è una bella ragazza. Bella. E la signora dov'è? Mia moglie? Si sentiva poco bene. Oh, mi dispiace, ma forse ora sta meglio. Vado a vedere. Ecco sì, bravo, vada. Baci piano, eh? Mia moglie si scusa, ma sta male. Oh, mi dispiace, le faccia tanti auguri. Grazie. Alla salute, la prima bevuta del padrone! Alla salute! Oh. Buongiorno. Buongiorno, come sta? Mi congratulo per il primo grazie fratello. Per essere venuto. Questa è sua sorella. È cresciuta, eh? Accomodatevi. Grazie. Prego.